Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ecco, credo per me non solo è importante essere qui, ma anche è stimolante, ecco, nel senso che con tanti volti che sono qui ci siamo già misurati nei territori, nel mio peregrinare per il Veneto, e devo dire con un po' di soddisfazione, ecco, che quando sono partito con una responsabilità precisa sul Veneto, eravamo in quattro gatti, ecco, veramente, dove non sapevamo dove sbattere la testa per certi versi. E oggi devo dire con una certa soddisfazione per partire anche con una vena di ottimismo che i coordinamenti di Libera sono presenti in tutte le province e che ci sono 16-17 presidi nel Veneto. E quindi una rete che io li chiamo un po' le sentinelle sul territorio, sulle tematiche della legalità. E contestualmente, quando abbiamo iniziato questo peregrinare di Libera, abbiamo sempre collaborato con avviso pubblico, tanto che abbiamo collaborato anche per l'iscrizione dei comuni che a tuttora sono iscritti perché si iscrivessero ad avviso pubblico, perché riteniamo che ci debba essere questa collaborazione tra istituzioni e gruppi che lavorano sul territorio. Ecco, su questo poi magari dirò qualcosa successivamente. Questo volevo dire come premessa. E poi, guardate, faccio così due cose che mi sembrano importanti. Sempre volevo leggervi, nel girare per le scuole, io anche l'anno scorso ho incontrato migliaia di studenti nel Veneto, e sapete, vi leggo l'ultima parte, tanti hanno fatto degli elaborati. Un ragazzo, un bambino si può dire, no? di seconda B di una scuola di Padova, ha scritto, vi leggo le ultime righe di un elaborato. Insomma, a scuola ho scoperto un nuovo mostro, che non è come quello dei film horror, ma un mostro umano, composto da persone come noi, ma con pensieri e idee diverse, persone che si credono superiori della legge, e che credono di poter fare le loro regole. E secondo queste regole, chi non le rispetta viene punito, a volte con la morte. Infatti questo mostro si basa sulla violenza fisica e psicologica, sulle paure e sui ricatti, perché se una persona decide di non stare al gioco, viene minacciata di morte. Questo mostro si chiama mafia, e lo stesso mostro non è ancora scomparso, continua a colpire, ed è per questo che le cose devono cambiare per avere un mondo libero dalla criminalità organizzata e poter dire la mafia c'era. E io ne ho visti centinaia di questi testi e io credo che sia importante da questo punto di vista. La seconda cosa che volevo dire come premessa, vedete, c'è un saggio che ha scritto: fino a una certa età si insegna quello che si sa, poi quello che non si sa. E qui inizia la ricerca. Io credo che all'inizio di un seminario sia importante porci questi obiettivi, che alcune cose le sappiamo e altre cose, e questo mi pare che sia estremamente importante, darci come obiettivo il discorso della legge, perché c'è un tempo per cercare insieme, per elaborare insieme e mettere insieme non solo le proprie conoscenze, ma anche le proprie esperienze. Io credo che sia estremamente importante per non fare delle leggi disincarnate oppure delle leggi estranee tante volte alla vita della gente del nostro territorio. E questo io credo che sia estremamente importante. E io sempre su questo richiamo non solo gli amministratori, ma i politici in generale. Guardate che tante volte le leggi sono lontane dalla nostra vita, sono lontane dai nostri ragazzi, da quelli che io costantemente cerco di monitorare sul nostro territorio, da quelli che vengono fermati costantemente con grammi di sostanze stupefacenti,
da quelli che assumono, adesso avete visto in Italia sta entrando la droga sintetica, no? E io credo che sia estremamente importante che noi cerchiamo di tenere il nostro rapporto con il territorio. Dobbiamo ossigenare oggi alcune parole che si sono rattrappite, come territorio per esempio. Che cos'è il territorio? Su che cos'è che noi basiamo la nostra conoscenza del territorio? Come abitiamo il nostro territorio? Ed è qui che allora si innescano discorsi e raffigurazioni, sogni e pensieri e progetti che poi possiamo realizzare con le forze che abbiamo e con i limiti che abbiamo. Questa è una premessa così di contenuto. Poi volevo, guardate, farvi riferimento, perché io credo che sia importante per noi in Libera, la memoria è uno dei punti di riferimento. La memoria non come ricordo nostalgico di tempi passati, ma la memoria come lievito del presente. E allora, guardate, vi leggo l'articolo 25,1 dei diritti universali, dei diritti universali del 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quando dice: ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 1948. Guardate, se non partiamo da questi principi che sono iscritti nella nostra storia, non andiamo da nessuna parte. E poi l'articolo 3 lo conosciamo tutti, ma volevo leggervi l'articolo 4 e poi vi spiego perché. L'articolo 4 invece della Costituzione italiana: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere, e su questo voglio sottolineare, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Che cosa c'è qui per noi molto importante in Libera? Il gioco dei diritti doveri. Ed è estremamente importante. Noi diciamo sempre con forza che chi non abita la terra dei diritti difficilmente abiterà la terra dei doveri. E allora, vedete, noi insieme dobbiamo far crescere la logica dei diritti per poi avere, credo, dei cittadini responsabili che sappiano vivere con responsabilità il loro dovere di cittadini. E fatto questa introduzione, guardate, permettetemi in termini educativi, perché noi, vedete, si dice la mafia va prevenuta, va aggredita sui beni e va repressa. Ecco, noi evidentemente non lavoriamo fondamentalmente, no, nei primi due, il discorso della prevenzione. E ora, oggi prevenire vuol dire riflettere un po' sulla crisi che stiamo vivendo, vuol dire tentare di dare una soluzione che sia una soluzione globale, che toglia terreno alle infiltrazioni mafiose, ma che tolga terreno, e questo, guardate, io l'ho recepito, sapete, con alcuni incontri che ho fatto con qualche pentito, per esempio. Poi se c'è tempo lo dirò anche. E c'è questa, i ragazzi entrano dentro determinati circuiti proprio nel momento in cui la società si sta sfilacciando, i valori si stanno sfarinando. Allora, vedete, oggi non c'è soltanto una crisi economica, c'è una crisi di significati. E
questa crisi di significati porta alle evasioni. Proprio ieri incontravo un ragazzo che è stato fermato con 10 grammi di hashish. E sapete la cosa che mi diceva? Ma è su questo che noi dobbiamo confrontarci, sapete? Perché ci troviamo di fronte, e lui mi diceva, ho un vuoto qui, non so che cosa sia, ma ho un vuoto qui. E allora, ecco, noi dobbiamo fare dei percorsi educativi, perché i nostri ragazzi possono cogliere dei significati profondi. Oggi invece, sapete, l'evasione, guardate che quelli che assumono sostanze stupefacenti non sono diminuiti di un net. Anzi, adesso ci sono quelle che dicevo, le droghe sintetiche, si chiamano le droghe smart, droghe intelligenti, no? E questo sta diventando, e sono estremamente pericolose anche alla salute. Ma vado avanti, c'è la crisi dei valori. Oggi, vedete, c'è difficoltà di trasmissione di valori tra generazioni. I padri non sono più in grado, quella che noi chiamiamo la crisi etica. E questa, non sono più in grado di trasmettere alcuni valori ai figli.